Allora, proprio migliore in campo e match winner, è una partita dura, dominata, non l'abbiamo chiusa e alla fine abbiamo anche rischiato qualcosa. Sì, sono d'accordo con te, non l'abbiamo chiusa, abbiamo avuto tante occasioni da gol, purtroppo su questo bisogna migliorare ancora di più, perché le partite vanno chiuse, perché poi non si sa mai, magari prendi gol e poi è difficile. Però abbiamo fatto un'ottima partita, penso tutti hanno dato il massimo come sempre e speriamo di continuare su questi livelli. E vabbè, allora spiegaci perché sei stato sostituito, no? Come, scusami, non ti sentito? Spiegaci perché sei stato sostituito, come ha detto. Ah, perché ho avuto un po' di fastidio all'adduttore nel primo tempo, però niente di che, il mister non voleva rischiare ha fatto bene a togliermi nel secondo tempo. Dimitrius, settimo gol personale, ormai ha abbondantemente superato i tuoi record, oggi con un bel esterno destro, aiutato anche dal palo. Quanto ti piace ormai questo ruolo che sembra proprio ritagliato apposta per te? Perché oltretutto cresci di partita in partita e lo stai facendo dall'inizio della stagione. Sì, penso che questo è il mio ruolo. Intanto è il mister che mi chiede di stare lì alto, di attaccare tanto la porta, di stare sempre lì e diciamo che su questo aspetto il mister mi ha fatto migliorare tantissimo, perché da quando sono venuto qua, da gennaio scorso, penso che sotto l'aspetto dei gol ho fatto tanti, perché prima non facevo pochissimi ogni anno. Quindi sì, diciamo che quello ora mi piace tanto e ovviamente sono a disposizione della squadra a giocare anche altri ruoli se c'è necessità. E inizia la parte più dura, secondo te dov'è che si deciderà questo campionato? Noi, ti dico la verità, guardiamo partita dopo partita, perché tutte le partite sono come un finale. Adesso l'abbiamo visto anche, non bisogna sottovalutare nessuna squadra, abbiamo visto anche a Messina, oltre al campo che non era buono, abbiamo visto che abbiamo perso punti là, quindi bisogna stare sul pezzo fino alla fine e fare il nostro lavoro, continuare a lavorare tutti insieme. Penso che il gruppo è quello che fa la differenza, ti posso garantire che siamo un grande gruppo e sono sicuro che continueremo così. Sunas, domenica altra partita in casa contro un'altra squadra che lotta per salvarsi, sarà una gara probabilmente diversa da certi punti di vista, perché la Fidelistan ha altre caratteristiche rispetto alla Turris, ma da altri punti di vista sarà uguale, nel senso che sarà anche quella una battaglia. E quanto è difficile affrontare sempre partite del genere, sapendo che gli avversari ancora di più in questo girone di ritorno faranno di tutti per chiudersi e provare a togliervi qualsiasi spazio? Certo, non sarà facile sicuramente, perché sicuramente abbiamo trovato ultimamente tante squadre che si difendono molto basse, quindi magari non trovi un campo bello e non riesci a giocare, perché la nostra forza è giocare a calcio, quindi magari se trovi squadre chiuse dietro non è sempre facile a fare gol. Fino adesso lo stiamo facendo bene, sicuramente domenica ci aspetta una partita difficile e bisogna affrontarla con grande rispetto.